Siamo nello spazio di Omitalia, al Fuorisalone di Milano, e abbiamo il piacere di ospitare il giornalista televisivo Claudio Barchino tra i protagonisti. Ciao, grazie per essere venuto da noi. Ed è tra i protagonisti di Business Plus, che adesso ci spiega un po' la filosofia di questa nuova realtà. Beh, insomma, io ho fatto per più di 30 anni la TV generalista, soprattutto a Mediaset, ovviamente, che è stata l'azienda dove ho fatto la mia carriera. Ora, diciamo così, crescendo, sperimentavo pure prima, abbiamo fatto nascere i TG, i nuovi format, l'infotainment, abbiamo cambiato il linguaggio dello sport. Ora ci confrontiamo con i nuovi medium, no? Quindi ci confrontiamo con il web, soprattutto con le app. Davide Ippolito e Gio Cusini, che sono fondatori di Reputation Rating, di una società che si chiama Zwan, sono inventati un'app come Netflix o come DAZN. In caso, diciamo, vediamo le serie e film, in caso il calcio, qui si apre, è ancora in via di definizione sperimentale, poi a settembre sarà lanciato ufficialmente, e ci sono dei format, dei documentari, delle interviste, delle storie, dei reportage sul mondo dell'imprenditoria e della politica, però non troppo specialistici, ma in maniera tale che tu sul grande schermo li puoi anche comprendere e vedere. Io non solo, insomma, do dei consigli editoriali vista un po' la mia esperienza, ma realizzo due format, le interviste singole all'americana e una format che si chiama Terza Camera, che è un imprenditore che incontra un politico. E quindi poi ci sono tante altre cose, per esempio Davide Ippolito ha fatto un bellissimo documentario sulla reputazione a rischio su internet, è un tema molto attuale perché la reputazione moderna non è più solo quella etica della società in cui noi vivevamo, ma si è allargata allo spazio-tempo del web, del virtuale, e vale anche per le aziende, anche economicamente. Ed è proprio in questa circostanza che hai conosciuto Luca Valle con Omitalia. Cosa ti ha colpito? No, mi hanno colpito tante cose, innanzitutto la persona e la sua storia, perché sono anche questi format servono anche a raccontare le persone, non sono specialistici, e poi anche il tipo di business che lui fa, anche la capacità di portare il nostro Made in Italy attraverso un certo tipo di lavoro nel mondo e di far, diciamo, di dare un valore economico alla nostra eccellenza valorizzando un brand, che è un lavoro che sembra astratto, invece è concreto attraverso una persona fisica che lo fa e ti dice come lo fa. Quindi poi è nata anche una simpatia, una voglia di andare avanti su questa storia, no? Per questo sono venuto qui questa sera. Che bello averti, quindi ringraziamo Claudio di essere venuto a trovarci. E poi devo dire che il mondo della comunicazione, no? Il cosiddetto mainstream, si dedica troppo poco alle storie degli imprenditori che fanno, che hanno un valore positivo. Questa intervista con Luca l'abbiamo fatta quando ancora c'era, diciamo, molto di più da adesso la pandemia, quindi ci voleva coraggio, capacità di andare avanti, di intraprendere, di non buttare i posti di lavoro, di non essere pessimisti. Quindi io credo che il mainstream si debba occupare di più di queste persone, di questo mondo. Grazie mille e grazie per essere qui con noi. Ciao.